Bene, allora a questo punto possiamo passare all'OR5, che riguarda lo sviluppo di una piattaforma digitale per l'integrazione degli elementi non strutturali nel building automation e sviluppo di tools per progettazione sismica in ambiente building information modeling. La presentazione sarà da parte della dottoressa Milena Casto dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Torino. Prego. Ok, perfetto. Allora, io sono Milena Castro, sono una sinistra di ricerca presso lo IUS di Pavia, anche se l'accento, insomma, non è esattamente del nord, però sono una sinistra dello IUS. Vi parlerò oggi dello sviluppo, cioè del tool che ho sviluppato per il progetto CADS, che appunto permette la progettazione sismica, di supporti per tubazioni antincendio in ambiente BIM. Allora, innanzitutto vorrei chiarire un po' la questione BIM, perché a volte comunemente si pensa che il BIM è solo una. Sì. Anche adesso cambio le slide, sì. Condivido lo schermo allora. Adesso. Ok. Dicevo, quindi che cos'è il BIM? L'acronimo ovviamente di Building Information Modeling, è una tecnologia che comunemente, vabbè, adesso ci sono un po' di errori ancora. Si pensa che il BIM si tratta sostanzialmente di uno sviluppo di un modello 3D, eccetera, eccetera. In realtà ha del potenziale, ha un potenziale molto, molto più grande. In questa tecnologia si può sviluppare sia l'idea di partenza della parte appunto strutturale, ma anche andare a mettere delle informazioni nei vari elementi che si vanno a modellare in ambiente BIM. Informazioni che possono essere sia geometriche, dei costi, anche del ciclo di vita, eccetera. Quindi il BIM non è solo appunto il 3D come comunemente, erroneamente si pensa. Non si cambia la slide. Ok. In particolare il BIM ci aiuta molto per la progettazione appunto sismica. Sicuramente ci aiuta nelle verifiche della parte strutturale, della parte architettonica, ma anche degli elementi non strutturali che appunto amiamo così tanto studiare. In questa parte del progetto è stato appunto sviluppato questo tool che ci permette di partire da un modello sviluppato in ambiente in software BIM. E andare a valutare così tutti gli elementi non strutturali che appunto occupano la struttura. In questo modo, attraverso il software BIM possono essere progettati sismicamente diversi elementi non strutturali per poi aggiornare ed implementare il modello BIM che si era precedentemente creato. Un'idea iniziale era quella proprio di partire originariamente dal modello BIM attraverso file IFC, che è un file standard, passare poi in ambiente CAD in modo da aprire poi questo file attraverso un altro file TXT in un tool di progettazione. Fare la progettazione sismica di questi supporti per le tubazioni antincendio, ripassare poi dal CAD attraverso file TXT e tramite file IFC ritornare in ambiente BIM. In questo modo veniva, diciamo, implementato il modello originale BIM che non aveva i supporti sismici per le tubazioni antincendio, appunto con i supporti progettati sismicamente. In questo modo però c'erano diversi passaggi da fare con diversi software. In realtà successivamente abbiamo eliminato, come si vede da questa slide,
il passaggio in ambiente CAD e abbiamo sviluppato il tool di progettazione direttamente nel software BIM. In che modo? Allora, è stato scelto come software di partenza un software, il software dell'Autodesk Revit. In questo software è stata modellata una struttura. Insieme alla struttura è stata modellata una famiglia di un controvento, è puramente tra virgolette, di fantasia, nel senso è stata modellata più che altro sia per ovviamente le caratteristiche geometriche della famiglia, ma soprattutto per le informazioni che si potevano estrapolare da questo modello. Questo perché? Perché in Revit, nella sezione Gestisci di Revit, è possibile andare a creare un workflow mediante un software di programmazione visuale Dynamo, che è un open source all'interno di Revit. Appunto, si può creare un workflow di programmazione che può prendere tutte le proprietà che sono state sviluppate in ambiente Revit, manipolarle e quindi calcolare proprio le distanze banalmente tra un supporto e l'altro, quindi fare una progettazione sismica di questi supporti e poi implementare il modello di Revit con la famiglia di controventi scelti. Questo si fa direttamente in Revit, ora ve lo mostrerò attraverso un video. Spendo giusto due parole per quanto riguarda la progettazione che è stata effettuata. Ovviamente come normativa di riferimento è stata presa la normativa NFPA 13 americana e la progettazione sismica è stata effettuata attraverso la normativa tecnica 2018 italiana e l'ASCE, perché figlia tua altrimenti mi sgrida, altrimenti la chiamerei ASCE. Per quanto riguarda appunto la progettazione sismica. Quindi sostanzialmente questo workflow che cosa fa? Mi prende le proprietà, come ho detto prima, sia della struttura sia della famiglia dei controventi che è stata scelta, me li calcola, mi calcola la progettazione, mi calcola il passo tra un supporto e l'altro. E mi restituisce il modello implementato, non so se qui si vede, sono lì, mi restituisce il modello implementato con i supporti messi nella posizione giusta, nella distanza giusta e nel verso giusto. Ovviamente ci sono ancora dei dettagli da sistemare, ma comunque il tool funziona in questo modo. Come dice il professor Nascimbeno, non si sa mai se partono i video. Ok, perfetto. Quindi questo è il tool, è stato, come dicevo, sviluppato tutto in Revit, quindi l'utente, diciamo che l'interfaccia è molto, molto facile da utilizzare, perché Dynamo, che è appunto il software di programmazione visuale interno a Revit, mi permette di salvare il mio workflow, il mio flusso di lavoro, direttamente in Revit e aprirlo attraverso un lettore appunto di Dynamo. Si clicca banalmente sull'icona, si trova il workflow che ho aggiunto io, insomma, perché è quello che ho sviluppato, e qui si possono mettere tutti i parametri richiesti. Quindi si seleziona la tubazione, successivamente si mettono i parametri, appunto il periodo della struttura, il periodo dell'elemento strutturale, insomma, tutti i parametri, la zona in cui ci troviamo, eccetera. Sono dei parametri da aggiungere. È possibile scegliere, come ho fatto vedere prima, tra tre normative in realtà. La normativa italiana, l'ASCE, è un'altra metodologia, sempre dell'ASCE, però semplificata. In questo modo si mettono tutti i parametri in questa finestra, si lancia il workflow. Si aspetta giusto un secondo, che è il tempo di macchina appunto della progettazione. Se ci esce questa finestra, siamo fortunati, vuol dire che il workflow ha funzionato e quindi sono stati aggiunti automaticamente, ora si vede meglio, i controventi sia sulla main line che sulle diramazioni, diciamo, secondarie. In questo momento siamo arrivati ad aggiungere automaticamente i lateral. Come sappiamo, i controventi sono nelle due direzioni. Stiamo lavorando anche in quell'altra direzione, ma è abbastanza semplice. Stiamo arricchendo anche il workflow di altri dettagli, come per esempio le interferenze di cui parlava prima il professor Perrone.
E oltre alla progettazione sismica dei supporti per le tubazioni antincendio, stiamo cercando di introdurre anche degli elementi non, altri elementi non strutturali, come per esempio la progettazione dei supporti per i controsoffitti. E questo è il video, credo sia finito. Perfetto, grazie mille. Domande? Una domanda, grazie.